Ci vediamo dopo, ci vediamo più tardi. Quante volte abbiamo detto questa frase? E Jeff Bauman lo dice alla sua ragazza, ci vediamo al traguardo, perché la sua ragazza corre alla maratona di Boston e lui farà il tifo per lei. Addirittura ha preparato un grande cartello e l'aspetta al traguardo, un cartello con cui lo incoraggia e nel quale dichiara il suo amore per lei, perché, come succede spesso tra i ragazzi, i due spesso si lasciano e spesso si rimettono insieme e c'è questa altilenante situazione fra di loro. E Jeff cerca di tutto per riconquistarla, cercando di dimostrarsi che la ama e che la vuole a tutti i costi. Ma quella mattina, portando quel cartello al traguardo, Jeff improvvisamente ha un colpo vitale, ha un colpo drammatico che gli cambia completamente la vita. Infatti lui è proprio davanti allo zainetto dei terroristi musulmani che esplode durante la maratona e Jeff perde le gambe. Ecco, improvvisamente questa tragedia cambia completamente, giustamente e dolorosamente, la vita del ragazzo. E questo piccolo uomo, questo ingranaggio minimo di una immensa società come quella americana, questa piccola vita qualunque, improvvisamente diventa emblematica. Perché, e questo è il meglio del film, che ha Jackie Gyllenhaal come protagonista e una deliziosa Tatiana Maslany come sua compagna per la regia di David Gordon Green, con una perfetta sceneggiatura di John Pollono, racconta proprio la storia vera di questa vittima del terrorismo. Una delle tante, ma non una qualunque, perché tutte le vite sono importanti e tutte le vite hanno un grande valore. È proprio per questo il merito del film. Il merito del film è di poter fare come uno zoom su una piccola vita qualunque, travolta da una tragedia, che diventa un emblema del riscatto di una società, di una persona e dell'umanità intera. Perché è questo il valore più importante di ogni tragedia, è la capacità di risollevarsi. E Jeff, nel suo piccolo e devo dire anche nel suo grande, si risolleva attraverso vicissitudini e drammi in un'America che è quella che siamo abituati a vedere ormai da molto tempo, questa America mediocre, quasi squallida, fatta di ignoranze e di incultura, di sobborghi che sembrano proprio trasudare ignoranza e soprattutto un torpore dovuto a una specie di pallido benessere. Bene, questa America però sotto ha ancora straordinariamente i valori della frontiera. È nonostante tutto una nazione giovane, capace di avere dentro di sé gli anticorpi per poter reagire. È infatti proprio attraverso questi anticorpi, questo spirito di frontiera, che Jeff diventa l'emblema per la sua famiglia, poi per il suo quartiere e poi per la sua città e poi per l'America stessa. E il suo doloroso calvario diventa il doloroso calvario dell'America che prende coscienza di un pericolo e che trova il modo per riscattarsi e per vincerlo. Ecco, questo è il valore del film ed è questa la metafora alla quale io sono affezionato. Cioè, non esiste una vita qualunque. Esiste una vita e ogni vita è degna di essere vissuta e ogni vita per questo deve essere rispettata, deve essere amata e ogni vita può generarne un'altra, come appunto quella nella storia di Jeff, il quale nel dolore e nel dramma riesce anche a generare un figlio e quindi a ricostruire la sua vita con una nuova speranza. Grazie.